Eccolo. Dopo aver visto la demo, il trailer di Assassin's Creed 3 alle 3, cosa ne pensate, cosa vi aspettate? Io mi aspetto un titolo valido. Anche perché, tra l'altro, qualche settimana dopo un comunicato di Ubisoft che ha detto molto sinceramente, secondo me, che quando loro sviluppano uno dei capitoli principali, diciamo il 2, il 3, dopo no, investono talmente tanti soldi che dopo per forza hanno bisogno di incassare anche con spin-off come Brotherhood o Revelation. E da quello che ho visto, che con i filmati non ne ho visto tantissimi, sempre per spoilerarmi, il 3 mi sembra un titolo interessante, nonostante il combattimento uno contro uno. La battaglia navale. Esatto, tra l'altro la battaglia navale dovrebbe essere una parte consistente, come un sottogioco, ma... Magari che fai quello ti prendi Ship Simulator. No, grazie. Sì, esatto. Sì, no, sì, non, sì, non è una... Ma anche su questo trailer ha fatto sembrare. Sì, non dovrebbe essere una stronzata come in Revelation o in Brotherhood di sottogiochi, di missioni per gli altri assassini. Mia, che è un gestionale testuale alla fine. Mentre qua invece dovrebbe proprio essere giocato. Una domanda per tutti. Gatto non so, Borderlands 2 è uno di questi io lo comprerò, ma non adesso, perché suppongo che suppongo di fare la stessa cosa del col primo, cioè che dopo un anno c'era Game of the Year, quindi prendo tutto con gli DLC. Ma io ho visto qualche filmato, ma mi sembra un po' troppo puccioso per i miei gusti. Però intanto lo studio che c'è dietro. Sì, però cioè, proprio gusti personali. È sempre importante anche quello, ma tanto giapposo. È molto giapposo. Diciamo tanto giapposo vuol dire orrore. Raccapriccio. Raccapriccio no. No, però è tanto giapposo. Diciamo. Speriamo le ultime domande qua. Vai. Questo è Omega Shin. Caro Fares, non pensi che dalla fine dell'epoca SNES e Mega Drive, proprio con l'avvento della PlayStation, nel mondo dei videogiochi sia andato perso qualcosa? O perlomeno che sia stato l'inizio della fine di quell'insieme di fantasia e di innocenza nel modo di porsi di fronte al videogioco? Cioè, con l'arrivo della Play, comunque di quella generazione, le potenzialità delle varie console sono talmente esplose che per forza di cose dei cambiamenti erano... Anche il pubblico è esploso. Ma sì, infatti, cioè, è diventato proprio il fenomeno di massa il videogame. Non c'è pensare più in ottica di fatturato, sì, che sì, di... Scusami, anche il fatto che la gente sia cresciuta e quindi appunto il pubblico sia diventato anche più adulto, magari è venuto un po' meno la componente spensierata di semplice gioco, salto, mostra è qualche cosa di più tipo esperienza, heavy rain... Sì, però sempre nell'ottica di massimizzare il profitto. Non erano più, secondo me, la sperimentazione che si faceva nel 16 bit, adesso non c'è più, adesso si cerca solo di guadagnare, quindi c'è molta meno fantasia. È l'era industriale. Sì, forse è la fantasia quella che è andata, l'elemento che è andato un po' morendo. Dottor Game, ti piace il brand di Mario Kart? Sì, però sono rimasto al Double Dash. Vabbè, ma che cazzo? Non sono... Il brand di Mario Kart 2. Double Dash, poi cos'è uscito? Da quello che Super Nintendo. Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube. Wii U, che le portate di No, scusa, del GameCube è l'ultimo Double Dash. Ci è sembrato no. Ok, Gat. Per Marty Explore Viper, qual è il vostro concetto di portabilità di una console? Quale pensate sia la console più importante in cui vi Game Boy Micro. E voi micro, per me il concetto di console è qualsiasi cosa che ti faccia giocare, perché sia gioco casual, gioco non può essere un telefono. No, ma lì, se tu allora se parliamo di console, concetto di portatilità di una console. Console portatile, tu puoi solo giocare, allora sì, sono d'accordo con lui, Game Boy Micro, perché c'è quello più piccolo. Te ne fidi anche nel... il Game Watch di Robocop. se no l'iPhone ci fa... Io avevo il borsello il Game Boy Color. Ma io lo ribadisco, per me le console portatili sono in via di estinzione. C'ho l'iPad. Hai ricevuto bene. Fare un po' di portatili.
portatile dell'iPhone. Facciamo FaceTime, ma... Anche okay. Quante volte? Così non fuori campo. Cazzo, guarda. In bagno ci telefoniamo, ci mostriamo. Oh, ci sei turgi noi. L'ho fatta tu, facciamo questo. È troppo generale. Sì, dai, per dimostrare che voi non siete degli ultra nerd che stanno 24 ore su 24 attaccate alle console, quali altre passioni avete? Seguite serie TV, anime, film, manga, francobolli, raccolta di farfalle. Riviste poco. Anche quelle sono investigazioni, sono quelle di videogiochi. Purtroppo il tempo libero non è mai tanto. Sì, vabbè, serie TV, qualcosa, sì, film, ovvio. Io una volta. Non più come un tempo. Io sono un tempo neanche più per i giochi, però suonavo. Ah, giusto. Suonerei ancora. Ma è uscito Rock Band. E quindi. No, esce Rock Band. Basta. Mio regalo è compleanno. Sentilo lui. Esce il 12 ottobre. Ah. Qual è l'aspetto? Qual è l'aspetto che vi ha colpito di più di The Last of Us? E lo acquisterete con tutto il resto. Sì. Mi attira. L'aspetto che più. No, ma Last of Us hanno detto che ma che cazzo dice la Australia? No, ma è certo, non si sa quando, ma è che sia copia e colla di tante cose diverse, tipo io sono leggenda o The Road e Uncharted, vabbè, e non so, vediamo. Beh. Ma te poi non c'è più la play? Ce l'ho fatta. Ecco in diretta. Non mi avevano chiesto quale PlayStation dovevo evolvere, allora c'era la 2, che è sacrificata. No, ho capito che l'avevi venduta. Dovevo fare uno scambio di beni, capito. Per favori, PC. In molti, anche assieme al sopravvissuto, ci chiedono se giochiamo i giochi indie e cosa ne pensiamo più o meno del mercato. Gli indie ci salveranno. Sì, infatti. Sì, ne sono puntiamo tutto su loro. Hanno la fantasia. Il dottor Jones Chater. Però il 90% ormai escono su PC e iOS. Però se pensi che io... Uria, però. Senti. Ma i giochi indie sicuramente, sì. A me non interessano perché tante volte sono la classica cosa iper alternativa. Slender. Slender. Ma è considerato gioco indie Slender? Cioè, sì. No, allora fanno cagare. In quale senso? Sotto. Volevo sapere, se hai notato una data di uscita, sareste interessati a Versus 13? E se secondo voi potete risolvere il pessimo reputazione che sta avendo Final Fantasy in questi anni? Mi ha sempre fatto cagare, mi chiamo Fu. Io non lo so. A me le premesse dal 13 sembravano più che buone. Sono? Sì, il problema è che è anche un po' una presa per il culo, che l'abbiamo presentato prima che uscisse la Play 3. Non lo so, quando una decina di giorni fa sembrava che l'avessero chiuso, poi invece hanno smentito, boh, vedremo. Di solito quando ci sono così tanti anni di sviluppo dietro un videogioco, a volte c'è quel rischio lì. Però, beh, dopo risollevare le sorti di Square, non è che comunque il 13 e il 13.2 abbiano venduto poco, cioè, no, quindi non è che li vedo proprio così nella merda. Hanno venduto tanto, però... Il 13 a me abbastanza mi è piaciuto, il 13.2 invece... 13.2 l'ho comprato ma non ho ancora giocato. Io il 13 l'ho apprezzato, nonostante è uno di quei classici giochi che dici sì, è carino, c'ha Final Fantasy scritto in copertina, quindi magari la gente si lamenta anche per quello. Vabbè, ci può stare. Siamo in 13.2. No, lui ce ne sono due. Il gameplay è forse una domanda un po' sciocca, però forse è capitato una piccola, vi è capitato di aver avuto un gioco che non
non siete riusciti a prendere in quel momento, non siete più riusciti a trovarlo, e se lo trovereste adesso lo compreste subito. Io non gioco il Dreamcast. Perché quando è uscito a Fiumona non è mai arrivato. Però cazzo, comprarlo adesso è il discorso di prima del retro gaming. Non ci giochi adesso. Esatto, quindi mi rimane lì come idea. E quindi i vari giochi legati al Dreamcast. Purtroppo non. Sì, non c'è anche sul live. Shenmue. Su Xbox il primo. Però giocarci adesso non è capito. A me è successo recentemente perché quando ho capito più o meno come funziona la DOSBox, sono andato su eBay a trovarmi un gioco che quando ero bambino avevo un disco demo e lo adoravo, era Terra Nova Strike Force Centauri del 95. E l'idea, cioè l'ho trovato su eBay e averlo 20 anni dopo è indescrivibile. Non la limite del leggere una legge. Sì, anche se non è più un libro. Volevo chiedervi, cosa ne pensate dei giochi, dei videogiochi tratti da giochi di carte collezionabili, tipo Base Walker, Magic the Gathering o Yu-Gi-Oh? Bellissimo Base Walker. Allora, io ho comprato il primo Yu-Gi-Oh per la Play. Sì, e riguardo anche a... ci serve anche un'altra domanda legata a questa. Fanno mai un Magic the Gathering dove si possono usare le carte vere? No. Però dovrebbero vendere un'altra volta. No, dovrebbero fare le carte con col QR code. Sì, ma come, magari si può anche. Ma non hanno voglia di farlo. Ma magari esiste la tecnologia di sicuramente la carta. Esiste sicuramente la tecnologia. Solo che dopo è troppo. Prenderci soldi. No, ce ne vogliono far comprare prima fisicamente e poi virtualmente. Ma non è la stessa cosa. Diciamo che poi vabbè, dopo basta affittarle, gliela presti, se la scannerizzasela. Pensando che ci sono 20 milioni di carte di Magic, sarebbe ingestibile. Sì. Ma scusate, le hai utilizzato? Infatti. È già realtà, tra virgolette. Ah, io ho già. Sai quello con la videocamera? Ma quello esiste solo su console, però. Sì, esiste. Però anche lì... secondo me puoi barare tantissimo con delle cose del genere. Perché ti stampi le carte. Esatto. Ecco un altro problema nella carta di comunque oggi ne state parlando che carta è bellissimo il gioco di carte da gioco Brisco Magic bello, ci sto giocando ancora su iPad, è bellissimo. Ma lo apprezzo perché almeno da quanto mi ha detto Avo, che è un grande amante del gioco con le carte fisiche, è molto scremato rispetto alla, alle varie regole così, quindi lo sto capendo e mi sta piacendo. Vabbè, è comodo anche per la regola, ho capito tutto. Perché non c'è un Bluetooth o Wi-Fi, che è la cosa che non sta su. In effetti secondo me che non ci puoi creare mazzo come vuoi. Ha una domanda per Farenz. Su alcuni giochi che sia di sparaputo, di macchine di studio, eccetera, sull'Xbox delle volte mi dice che ho battuto uno della squadra di sviluppo e mi danno l'obiettivo Xbox. Pensi che sia una buffa che ho battuto uno della squadra di sviluppo? Allora, non ho idea, lo smentisco. Non ho mai sentito una cosa del genere. Certi obiettivi sono virali. Sì, virale, praticamente quando uno sconfigge uno del team di sviluppo, quando tu sconfiggi quello che l'ha sconfitto, prendi comunque l'obiettivo. Ah, praticamente è il discorso di fondo. Esatto. È praticamente impossibile non farlo se giochi tanto online. Se vai in fermato loro che ha il figo, e dopo fa il sbatte Viper, anche lui fa la cime. Più lui, cioè, non è più sul altrimenti sarebbe praticamente non sono obiettivi, ma hai battuto uno che ha battuto uno che ha sbagliato, tu sei più forte comunque di quello che hai fatto, perché sconfitto uno più forte di lui è la dinastia, sei più forte.
Quindi il messaggio è giocato con te. Red Dead Redemption di Pariro. Cosa ti aspetti da GTA 5? Anche se c'è solo un video. Cosa mi aspetto non lo so. Quello in cui spero è un gioco leggermente meno dispersivo del 4. Devo pagare un altro debito. Non dovevo mantenere che ha parlato. No, anche voi sento le voci. La Madonna, compra! Io non devo mantenere le gioie, non avere amici spaccamaroni. Sì, perché sono quei giochi dove le missioni secondarie poi ti piacciono, le vuoi fare, poi perdi il filo logico della trama. Non sai più che cazzo. Dopo mi rompo il cazzo. Poi prendi te male con la donna. Vai. Alla fine vai sempre a fare quei amici barboni che ti chiamano che non andare a giocare, a mangiare con te, sì, giocare per sé. E poi se non arrivi in tempo. E poi magari c'è anche la personale, magari un rapino, vuole non scendere, prenderlo con la mazza da baseball. Perché sai che c'hai soldi in tasca. Ma anche senza. Fares, ma comprerai la limite di Assassin's Creed, quella con la statuetta o col medaglione? E sono già dalle due, perché? No, quest'anno va. Quest'anno prendo la standard. Il mondo finirà quest'anno, perché credo che. No, basta. Basta stare a casa. Invitiamo tutti a prendere la standard, al massimo la Joy, non dai, non la Freedom, perché è esclusiva l'Inster. Ah sì? Non si può. Diciamo quella no, devi avere la Freedom Edition. No, la Freedom. La Freedom è quella intermedia? No. È la cazzutissima. Pensa per il culo come Resident Evil 6 la collection da 200 euro. Quella è una presa per il culo perché costa tanto e c'ha dei gadget di merda. Cioè, io sì, tanto di cappello quella da $2000 con il giubbotto di merda. Cioè, non la comprerò mai, però quella lì è una limite vera, no? Più che altro quello che a me ha dato fastidio, come penso anche altre persone, l'avessero detto subito che c'era la Spezia. No, dopo come al solito loro fanno i fichi e hanno detto, beh, noi abbiamo la Spezia. Sì. No, a me ha dato fastidio, che poi non so se era un rumore o cosa, di quella possibile limited pseudo confermata per l'America di Resident Evil 6 con dentro i 5 precedenti. In Giappone. Ah, è vero. Ma questa è la gente di Saro. Ma non è una serie. No, no. Ah, è una collection. È già una collection, ci sono dentro tutto. I primi sono da scaricare. Sì, solo per la Play. Per la Play. Quello c'è già. Adesso puoi. Ma ti pare, qual è stato il gioco che tu hai giocato su una qualsiasi console in compagnia? Cioè qualcuno a fianco a te. L'ultimo dei nessuno. Perché bene o male ho cominciato a giocare in compagnia col multiplayer sulla 360, però vabbè da ragazzino non è che c'era quel gioco che ho giocato in due tanto. Forse Gunstar Heroes su Mega Drive. Red Rising concorre. Cloro e Fire, quali sono le avventure grafiche che hanno subito la base di più? Monkey Island, poi Day of the Tentacle. Ah, della LucasArts, quindi ancora più. Broken Sword. Broken Sword e l'appoggio. No, io credo Monkey Island. Broken Sword e l'appoggio. Io Monkey Island subito dopo Day of the Tentacle. Anche Siberia era bello, Siberia. Ma sì, ma tu, Sam & Max. Sam & Max. Però non era LucasArts. Come mai si generano così tante flame wars sui vari siti di gaming, tra cui appunto l'angolo? Semplicemente perché una persona possiede gusti e opinioni differenti. Pensate sia proprio una caratteristica di noi italiani? Ma una caratteristica del videogiocatore, che se incontra una persona con gusti diversi, deve difendere il proprio acquisto e smerdare quello dell'altro. No, non so se sono in programma nuovi podcast del futuro, grazie a mamma Fastweb, appena ci arriva il router, sì, le prossime due settimane, via, tre settimane. Non mettetevi Fastweb in casa, è un consiglio che voglio dare a tutta la nazione, perché ho rotto il coglione. Rilascio un precedente articolo del Gatto su alcuni commenti di un programmatore Ubisoft, quello sempre dei giapponesi. Vabbè, avete parlato bene di Darksiders, comprerete il 2? Già si è sposto prima. Oggi comprate tutti Darksiders. Sto portando tutti questi modi. Qual è il titolo con la trama più incasinata a cui abbiate mai giocato?
Un casino. Beh, anche Borderlands, io non ho capito un cazzo. Vabbè, sì. Borderlands è lineare, non è che devi andare a trovare quello. Casinata, non lo so. Anche recenti, però. Aspetta. Ma io tipo in metro 2033 ho capito un cazzo. Anch'io non avevo capito. Non è che era incasinato, che io non ho capito un cazzo. No, ma era ma lì, chi di voi è sicuro di comprare l'Ubiu al lancio senza nemmeno sapere il prezzo? Ma baffo. Chi? Beh, al lancio probabilmente sì, dai. Al lancio sì? Al lancio sì, se sono presenti almeno tre titoli che mi interessano. Super Mario sicuro. Zombie U sicuro. Già siamo al 2. Poi? E poi Dance Dance. No, quello lo devi cantare. Dai, sì, no, quello dove devi fare il golf con la pallina lì per te. Bello però quello. Gatto, sono utili i consigli che ti dà il navigatore mentre guidi. Sono per suicidarsi. Farei altri video insieme a questa guest star. Sì. La guest star del navigatore. È famoso lui di me. Sì, sì. Però il canale come che lei, il navigatore. Ma comunque sono stato passeggero dalla macchina del gatto e mi reputo fortunato di essere qui ora. Sei un assiduo telespettatore di Mistero. E che ne pensi di Daniele Borsari come videogiocatore? Lo inviterai qualche volta come ospite in uno dei tuoi video? Sarebbe bello. È che dopo prende sonno e inizia a mandarsi per casa come un sonnambulo. Inizia a picchiare. No, imbarazzante. Questa è una domanda piccantissima. Ti mancano i tempi in cui i tuoi discepoli erano molti meno e quindi eri privato delle montagne di stronzate che ti scrivono adesso? No, perché le scrivevamo anche prima. Oppure, sì, esatto. Oppure ti ci diverti a leggere certe assurdità? Sì e no. Alcune perché ti rendi conto che ti fa una domanda stronza, ma la sta facendo seriamente. Perché poi tu magari rispondi per educazione e la questione va avanti. Per il resto, ma no. Ci rimane anche male quando ti fanno certe domande, però disarmanti. Sì, beh, a quelle palesi non rispondo. Cosa ne pensi? La domanda preferita di Intimo. Cosa ne pensi dei videogiocatori su PC e soprattutto di Steam versus PSN? Ma che senso? Chi vince? Chi vince? Ma perché proprio fra Steam e PSN? Forse intende che i giocatori di Steam possono giocare contro quelli PSN come Counter Strike. Ah, sì, vabbè, ma cazzo, quanti sono i giochi? Due. Ma l'avevano già fatto con quel Shadow Wars, era quel gioco sì, che... Sì, ma era 360, ne ha fatto meglio. Ho sentito voci di un Monkey Island FPS, cosa ne pensi? La padrona. Ma dove cazzo è? Però che per sparare devi... Spara verso... Spara a... con la bombola strada. Pensi che un giorno uscirà The Last Guardian? Ci speri, ci credi? Ma ormai ci credo poco, però magari esce sulla Play 4 sicuro. Guarda, c'è uno che ha citato il gioco di Mattia. Ma avete mai giocato a Slender, ormai popolare gioco horror indie? Che ne pensate? Secondo voi fa effettivamente paura e a livello di paurosità può essere considerato alla pari di grandi titoli come Dead Space? Sono due titoli diversi. Slender è... Lui ha trovato il mostro. Tu? Che mostro? Non posso parlarne perché sarà... prossime riprese. Faccio un paragone perché come... Io ci ho giocato delle ore e non ho mai trovato né un foglio né il mostro. Ma c'è la versione pagata. Io non è che per me che probabilmente. Già devo giocare con la tastiera a parte, no, perché sennò W non mi va, devo usare la Z per andare avanti. Fa veramente strizza, ma perché ma come il momento più del film. Cioè. È fatto apposta. Senza quello il gioco è una solo cagata. Però è pure degli alberi, cara. Io ho trovato solo alberi. Sono trucchi talmente tanto grossi da preoccupare. Vabbè. Prima di tutto volevo fare una domanda rivolta a tutti. Boveri si chiama questo. Cosa ne pensate riguardo alla violenza gratuita ed esagerata presente oggigiorno in molti videogiochi? Che tanto attira le masse e che pure porta poi tanti brand ad assomigliarsi. È una domanda se ha risposto da solo. Quindi, se parla della massa. No, però
però vabbè, se tu vuoi videogiocare oggi, bene o male, prima o poi giocherai, è un gioco violento, cioè. Sì, ma nei moto segnate di Gears of War, ti eccito? No. Non è per quello che mi piace Gears. Dipende come viene imposta la violenza. Perché da un certo punto di vista può essere anche un indice di realismo. Perché se con un camion passi sopra uno lo fai con un pancake. È realismo questo, no? Sì. No, no. Se vuoi è gratuita, triviale, tipo B-movie, lo schiacciatore di teste mannaro, no? Sì, è un discorso da come si fa da comunale. Ma sì, ma poi devi anche contestualizzare, perché se prendi un gioco come Splatterhouse, è ovvio che ti aspetti quello. Anche se non ci fosse ti girano altri. Oppure God of War. E poi God of War che io la via della violenza esagerata. Ma c'è anche tanto senso esagerato. Troppo buono. Ma dove? Messo a cazzo su God of War. Ma ammazza pure le tipe fighe. Ma vabbè, ma è no, la cazzo, non è che c'è un contesto. Non va bene. Il trash. Completamente. Ma la tipa la deve uccidere. C'è da spostare una virgola, perché per esempio io un gioco magari dico vabbè è comunque finzione, però secondo me è peggio un show. Perché? Perché è gratuito. Un caso un gioco da un film così. Ah, ma è per dire il film. Sì, come violenza parametrato, dico. Secondo me. Stai parlando del film o dei videogiochi? Insieme, perché dico un gioco, ma il gioco secondo me, sotto tanti aspetti, sì, magari c'è un po' di violenza, ma secondo me è peggio un show per i degenti. Secondo me no, perché stiamo parlando di un gioco tratto da un film che si basa su quello. Se non è violenza gratuita, o meglio, è violenza gratuita, ma tu lo vai a vedere, se tu vai a vedere il film, lo vai a vedere per quello. Sì, però voglio dire, forse quello anche sfruttando il nome, quello è diventato la violenza che vende, ecco, quello voglio dire. No, secondo me la violenza che vende è quella di COD. Che sì, fanno un livello apposta dove tu puoi scegliere se uccidere, che non c'entra un cazzo alla fine. Cioè, ma anche Gears of War, cioè tutti i primi filmati, il 90% erano motosegate. Ma infatti, con il sangue che. Cioè, se tu vai a comprare un gioco del genere, sai, non è che puoi ricevere violenze estremamente. No, psicologicamente secondo me è peggio solo. Cioè un gioco alla fine dico che è un gioco. Matteo. Non è così. Ma solo secondo me, perché vedi anche le persone vere, uno che si taglia un piede, uno con l'occhio. Allora nel film lo posso capire, ma nel gioco è digitale. No, appunto nel gioco è quello dico, è meno impressionante perché comunque, tra virgolette, disegnato, ma una persona vera che fa quella cosa secondo me è peggio. Sì, vai a pensare. Che poi ci andavano ragazzini anche di 16 anni per dire. Nel 2 ti devi tagliare sotto l'occhio col bisturi. Devi tagliare la mano. Domanda, spesso la figura del nerd è vista come una figura che passa la sua vita davanti ai videogames e senza vita sociale. Chi però frequenta persone nerd o è nerd sa benissimo che nella maggioranza dei casi non è così. Siete mai stati etichettati in questo modo? No, anche perché bene o male, almeno parlo per me, ho frequentato persone, cioè qua bisogna vedere cosa intenda per nerd, perché se per nerd collega solo il fattore videogiochi, cioè io ho sempre vissuto con persone che videogiocavano in compagnia così, quindi non aveva senso un'etichetta di questo tipo. Il Farenz ha recensito Asura's Wrath e pur non essendo un freemium non gli è andata molto giù la storia di acquistare per completare il gioco. Ma perché non sono contro i DLC, quindi no. Gli unici che ho comprato sono stati quelli di Fallout. Farenz, cosa ne pensi della serie di Kirby? Kirby non ne ho giocati mai tanti, eh. L'ultimo che ho giocato è stato uno per DS, che era l'oscuro disegno. Quello che dovevi disegnarti i passaggi. Sì, quello lì non mi è piaciuto. Cordine. Video. Ah, farete il video per i poveri sfigati come me che non potranno presenziare a questa giornata? No, siamo io. No. Facciamo una pace, poveretto. Io ormai sono bloccato. E adesso mi vedo domani mattina quanto sarei bloccato. Sì, e ho... Shut up, GM. Beh, il video è quello che è. Ah, questo è interessante. Farenz, quanto diventerai CEO di Sony? Sono già. Sì, che ha fatto questa domanda? Mome ha sbagliato domanda. Quali sono i preferiti dell'infanzia? Vorrei anche
su cosa vorresti che puntassero nella next gen? No, 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 è bello questo. Ragazzi, non ho capito una cosa, ma questo incontro si farà solo tra gli utenti dell'angolo oppure verrete anche voi redattori? Risposta. Cazzo, sveglia! Pare, quello che è la risposta. Chi è che ha risposto? Vedo una mano. Grande. Abbiamo dato un volto. Poi magari c'è chi ha fatto la domanda, però non si può dire. No. Su cosa vorresti che puntassero nella next gen dei simulatori di guida? Su una fisica dei veicoli migliorata, ancorpionistica? Per tu. Per ogni auto con una grafica poco superiore a quella di questa gen o una grafica Uba Power con una fisica migliorata ma non effettivamente realista? Assolutamente fisica. Sì, la grafica va bene anche quella di una generazione fa, se facessero la fisica decente. Questa la faccio io, ragazzi. Oddio, no. Dai, è la penultima. Faccio la penultima o l'ultima? No, l'ultima l'ho lasciata su perché era. Faccio decenza. Domanda per il gatto. Il gioco migliore che secondo te Ubisoft, Nintendo e Sony abbiano mai prodotto? Assieme. Ubisoft, Rayman in generale. Poi cos'è che era Nintendo? Sì, beh, Sony, cazzo, le saghe classiche. Ma è la classica domanda del cazzo, nel senso, come fai a dire? È meglio God of War o è meglio GT5? Dirò per me cosa mi è piaciuto di più. Sì, come fa a piacerti di più GT5 a God of War? Prendiamo questo top. Forse genere. Sono i giochi di macchine. Ma se vuoi chiedere le ultime domande dal pubblico, cosa ne pensate della saga di Colon Juarez? E se avete giocato? Io l'ho giocato di tutti. Allora, il primo mi è piaciuto, il secondo mi è piaciuto tantissimo perché i miglioramenti secondo me erano più che evidenti. Esatto. Il terzo è stato tremendo. Perché non c'entrava niente? Perché c'era quasi fantascienza. Ma perché non era quello Juarez? Cioè c'era lì il protagonista. Era la police. Però lì era proprio questo. I Chicos. No. Era anche pagato. Era poco stealth. Lui? Sì, due che si collegano però. Una è dato i vari generi di tipologia, tipo GDR, cose che si sono mischiati, vabbè, lo so che sarà un po' difficile, però c'è un genere che più di tutti dite sì, quello mi fa sbraccare, a parte Giulia passione FPS? Mi fa sbraccare che corse GDR soprattutto. Io credo che il genere che preferisco sia gli action adventure o il baffo, ma anche i puzzle, cioè. Che... mi piace giocare un po' di tutto, tranne gli sportivi, i giochi di guida, gli FPS ormai meno tutti i coglioni, però. E dei colleghi? No, comunque action adventure direi. Anch'io. Sono d'accordo. Ma anche GDR secondo me. Buona fetta, bravo. Tempo. Soprattutto perché sono quelli che occupano il 90%. Soprattutto perché sono fatti bene. Sì. Principalmente. E l'altro invece era un gioco che vorreste assolutamente vedere un seguito rifatto come Next Gen. Halo 2, lo fa. No, quindi hai fatto proprio un seguito della saga. Non in Muscia. Time Splitters. Lo è stato, poi Freddy sono scomparsi. Ancora aspettando un minuto. Forza Motorsport sì. Sì. Non lo so, sì, è mi piacerebbe vedere lei Noir nuovo. Ma è vero. No? Vabbè, ma non è così vecchio. No, vabbè, ma un seguito che non si farà mai. Perché, vabbè, perché hanno... Non lo so, ci dovrei pensare. Sì, bello. Sto cercando di prendere una lei Noir. Levatevi dall'usato. Non so, c'è una lei Noir e Cyclops. Sbaglio. Un Assassin's Creed ambientato a prima. Sì, ma adesso forse Assassin's Creed Palermo. Assassin's Palermo. Assassin's Creed Padova. Altre? Padova. Stop. Stop. Col game. Eccolo. C'è tempo per gli autografi? Come no? E le foto? Ecco. Fila un euro l'uno. Ma è una testa però.
Prima faccio una pisciata ancora. Cicca! Cazzo, ho avuto 2 litri d'acqua. Oh, posso chiudere? Ha una domanda il camera. Ha una domanda? No. Fatti una domanda e datti una risposta. Non saprei come. Ve la faccio qua. Abbiamo fatta un particolare di Mattias che nessuno conosce. Nessuno conosce. È feticista dei gatti. Dio mio! Ho finito qua, fammi vedere. Ah no, fermo, sto ancora riprendendo. Oh mio Dio, la mia schiena. Se fa la pena. Oddio, ma dove vai a riprendere il bagno durante il bagno? Andiamo a beccare fare no, che pisce la cacata. Ma c'è un sacco di... Ah no, c'è lui. Com'è andata?